Azienda Agricola Salcheto, siamo qui oggi con Michele che ci farà vedere, ci racconterà qualcosa della sua azienda. Benvenuti, Salcheto vuol dire prima di tutto vino nobile di Montepulciano e Sangiovese, eccolo qua, il nostro bellissimo Prugnolo Gentile, no? Questo nomignolo storico che abbiamo dato al Sangiovese quando mette piede a Montepulciano. Cosa vi racconto? Soprattutto che abbiamo voglia di fare qualità e sostenibilità. Ora è una parola giustamente molto usata finalmente, che dà l'idea di un equilibrio generale che vogliamo raggiungere con pratiche appunto economiche, cioè o meglio con l'attenzione che tutte le pratiche, tutti i processi, tutto il nostro agire abbia un equilibrio non in contrapposizione ma in armonia tra le istanze appunto sociali, economiche ed ambientali, quindi dalla gestione del lavoro fino all'impatto che abbiamo sulla biodiversità o sul clima o sull'acqua, insomma deve esserci un'armonia generale. Di esempi ne possiamo vedere magari anche qua intorno, ossia che il terreno su cui siamo, come vedete abbiamo fatto un sovescio dopo la concimazione con il nostro compost in autunno scorso, abbiamo seminato un sovescio e attraverso questo sovescio che è stato appena sfalciato, ora siamo in piena primavera, cerchiamo di arricchire il suolo e di mantenere la biodiversità, ma i nostri trattori di cui sentite l'eco, facciamo anche attenzione che entrino il meno possibile in vigna per non compattare il terreno e per di nuovo contribuire a questa umificazione, a questa strutturazione del suolo in una maniera appunto il meno invasiva possibile per il disegno generale, ma cercando anche appunto di entrarci poco per consumare meno gasolio e soprattutto con persone formate, qualificate, motivate e coccolate, con dei piani di welfare, con un'attenzione che deve essere totale. Questo è l'approccio alla sostenibilità. E la sostenibilità che hai attuato anche ovviamente in tutta la tua azienda, anche nella cantina e anche proprio tutta la filosofia aziendale. Andiamo a vederla? Assolutamente sì. Eccoci arrivati in cantina. Raccontaci un po' qui della cantina, cosa fate? Siamo intanto al primo piano seminterrato, quindi iniziamo il percorso gravitazionale perché per caduta le uve entrano nella zona di vinificazione e questo è molto importante per la qualità, perché vuol dire trattare le bucce in maniera estremamente delicata e preservare con i lieviti indigeni e preservare anche l'estraibilità fenolica, quindi la struttura e la qualità del vino, ma anche c'è già una prima attenzione alla sostenibilità con l'idea del percorso gravitazionale che avrà bisogno di meno energia. E questi vinificatori sono un'innovazione che va ancora di più in questa direzione qualità-sostenibilità, sono un'invenzione sviluppata con l'ASI di Venezia diversi anni fa, che ci ha permesso di sfruttare una nuova energia rinnovabile che abbiamo sostanzialmente creato, quella del gas prodotto dalla fermentazione stessa, no? La trasformazione di zucchero in alcol emette CO2, è un sottoprodotto. Se tratteniamo questo gas dentro il vinificatore in maniera molto poco invasiva, perché è una cosa delicata, poi è il suo gas che si produce, creiamo una pressione e con questa, giocandoci, lasciando che delle valvole la creino e la pressione poi creino una depressione, facciamo tutte le movimentazioni di bagnatura del cappello di vinaccia appunto in maniera estremamente delicata, quindi potendo estrarre di più e senza tirar fuori i tannini duri e soprattutto senza la necessità di usare energia. E questo è una prima innovazione. Questo ci ha anche portato alla consapevolezza su come gestire le dinamiche dei gas alla fine di igienizzazione, di sterilizzazione e di arrivare a una vinificazione al 100% senza solforosa, cosa che facciamo oramai dal 2013. Dicevi, qui siamo nel piano interrato, ma tutta questa luce da dove viene? È dal sole e da questi tubi, non sono dei lampadari, ma sono dei tubi che all'interno hanno uno specchio che fa rimbalzare tutti i lux
migliaia di lux che ci sono, che arrivano dal sole, e fa rimbalzare all'interno di questo tubo e poi li ridiffonde dentro la catena. Quindi è un processo meccanico assolutamente che non coinvolge nessun consumo di energia e ci porta luce naturale in tutta la catena, a tutti i livelli della catena, senza appunto alcun impatto, in questo caso davvero veramente quasi nullo, solo la produzione di uno specchio. Siamo nella sala di vinificazione in legno, quindi una vinificazione in legno grande, dove trattiamo ancora i sangiovesi più importanti per fare parte del nobile, riserva e salco, perché il legno è un elemento importante per la strutturazione del vino e la sua maturazione. Michele, siamo qua con i tuoi vini. Tutto il ciclo che abbiamo visto dalla vigna alla cantina, come poi si traduce tutta questa zona nei vini, nei tuoi vini? Ma mi piace sempre sottolineare che la sostenibilità o il biologico, il biodinamico non hanno un gusto. Quindi questo è il primo punto. È chiaro che hanno creano un'atmosfera, il nostro è un prodotto esperienziale, quindi sicuramente creano un valore che anche moltiplica il piacere di bere qualcosa, ma dal punto di vista stilistico indirettamente ne beneficiano solo nella misura in cui essere maniacali nella cura dell'azienda, dell'ambiente, delle persone, è ovvio che poi ci porterà a essere anche maniacali nella ricerca dell'alta qualità. Allora, io direi di andare ad assaggiare i tuoi vini. I nostri bei sangiovesi, con il nobile, che chiaramente questo territorio ha il grande vantaggio di portare freschezza, eleganza e anche un tono che oltre ai frutti rossi porta questa mineralità. Perché? Perché sono il clima di Montepulciano continentale, i suoli argillosi, l'influenza del Trasimene, insomma sono tutti questi elementi che danno veramente un'unicità al sangiovese di Montepulciano.